tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic 95ita, e bentornati qui con l'ultimo episodio di Pokémon Xenoverse, episodio 20. Wow allenatori, che figata, che figata! Eccoci qui, ci troviamo nel mondo Xenoverse! Qui con la 20ª parte. Ma io vi aspetto domani alle ore 19 con una parte extra di questo gioco che mi avete svelato voi nei commenti. Detto questo, allenatori, con questa soundtrack sotto possiamo partire. Siamo più carichi che mai. Per questo episodio voglio che spaccate il tasto dei mi piace. Voglio che distruggete qualsiasi cosa. Siete con me, allenatori, siete con me. Vi ricordo che qua sotto trovate la maglietta di Prenditi un Dragonite. Quasi 200 acquisti. Ce la possiamo fare? Link in descrizione. Possiamo partire. Wow, sono troppo, troppo contento. Allora, abbiamo due gemme N. Abbiamo una squadra che, ragazzi, pazzesca secondo me, bellissima. Shout, Spider-Man, Nessie, Hot, Origami e Sparky. Ce la possiamo fare. Dipende solo da noi. C'è qualcosa qui davanti, allenatori. C'è qualcosa. Finalmente. Non puoi immaginare da quanto tempo sto aspettando questo momento. Inutile che mi presenti. Ti sembrerà molto strana come cosa. Perché io sono te. E questa cosa mi ricorda molto Naruto. Per chi ha seguito appunto Naruto e tutta la sua storia, quando, ovviamente non voglio fare spoiler, quando Naruto sta davanti alla cascata e deve appunto confrontarsi con la sua parte malvagia. Ovviamente questo è diverso, però simile. Hai capito bene, io sono te. La tua nemesi, nato all'interno di questo mondo. Un mondo triste, spento, violento, cupo. Sono cresciuto da solo, senza niente. Non ho famiglia, non ho amici, non ho praticamente nulla. Io ti osservo ogni giorno della tua vita. Sono parte di te, la parte negativa di te. Tu hai tutto ciò che ho sempre desiderato. Sono cresciuto nell'odio e nel rancore, aspettando proprio this moment. Questo momento, il momento in cui io ti posso sconfiggere e nella tua vita entrerà solo odio, profondissimo odio. Finalmente posso prendere il tuo posto nel mondo terrestre. Sei spaventato, non è così? L'odio che ho acquisito nel corso del tempo mi ha fatto diventare molto, molto più forte. Tu sei debole e non hai possibilità di salvare nostro padre. Non hai la possibilità di sconfiggere il team Dimension, Victor, e salvare la Terra. Sei troppo buono, quindi lascia il tuo mondo nelle mie mani. Tu rimarrai qui, è la soluzione migliore per entrambi. È giunta l'ora che tu scompaia per sempre. Vieni fuori, Trishout. Forma primitiva? Vedi, Federic, lui è Trishout. Un Trishout cresciuto in questo mondo. Primitivo, maligno e potente. Non come quello stupido Pokémon che hai con te. Non hai nessuna possibilità di sconfiggermi. Ti distruggerò e mi impossesserò finalmente del tuo corpo. Questo mondo sarà la tua tomba. Arrenditi, Federic. Ci siamo. Shadow Alter. Quanto cazzo mi sta gasando questo gioco, non potete nemmeno immaginare. Bello, livello 50, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, raga. Lancia fiamme, così. Mamma mia, quanto è forte. Non ci spaventiamo, allenatori. Immaginavo che anche lui era del mio stesso tipo. In questo caso, so come affrontarlo. Manderò KO il mio Trishout. Perché ovviamente non sapevo che anche lui era del mio stesso tipo. E a questo punto, ragazzi, credo di poterlo sconfiggere col mio Sparky. Credo che non sia troppo difficile. Un bel attacco scintilla dovrebbe fargli malissimo. Scintilla! Attenzione al lanciafiamme che ci leverà parecchio. È fortissimo, raga, è forte! Scintilla, vai, dritto in faccia! Spaccagli quel muso! Boom!
Mamma mia, brutto colpo, quello che ci voleva. Ok, raga. La potenza di questo gioco, quanto è figo. Vai, Hot, tocca a te. Rogodenti, attenzione. Ok. Pa, 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 la, pa, pa, pa. Iperpozione su Sparky, vai. Che è tra l'altro quello che mi è più utile contro questo Trishout. Riduttore. Hot, è stato un onore aver combattuto al tuo fianco. Hai contribuito alla salvezza del mondo. Pam, 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 parapam, pam, pam. Vai, Sparky. Questa musica sotto mi gasa un casino. Andiamoci di acrobazia o scintilla? Continuiamo con scintilla. Attenzione al rogodenti che ci manda 36 PS. Non è un problema perché... Fammi sentire il tuono. Fammelo sentire. E dai, ciao Shadowhunter. Questa sarà la tua fine. O forse la tua fine. Non ci posso credere. Ho realmente perso. Come fai ad essere così abile come un allenatore? Cosa mi manca? Per cui, perché tu hai tutto e io non ho niente? Oh. Non hai paura di me? Io sono il tuo odio. Non la tua parte negativa. Dovresti starmi lontano. Perché non mi finisci? Perché resti ancora qui con me? Continui a restarmi vicino. Cioè, nonostante io sia in pericolo. Questa cosa mi rende felice. Forse l'odio potrebbe anche significare pace. Grazie di cuore, Frederick. Ho capito di non essere solo. Perché io ho te. Ehi, devo tornare indietro. Il portale sta per chiudersi. Sbrigati. Ok. Energia Xenoverse si trasforma in un orecchino. Orecchino Xenoverse. Sì, ragazzi, ottimo. Un'evoluzione alternativa per il nostro Pokémon. Ok. Eccolo. Anello Xenoverse. Ottimo. Bella. Abbiamo tutto. Torniamo indietro. Ok, raga. Zaino. Ok, siamo tornati indietro. Devo dare immediatamente questo orecchino. Huh. Possiamo darlo a Shout. Ragazzi, ha cambiato forma nuovamente. Che forma è? Ha un attacco pazzesco, ragazzi. Ha cambiato forma nuovamente. Ok. Ottimo lavoro, Frederick. Vedo che sei riuscito a ottenere il potere Xenoverse. Perché non provi subito a dare il bracciale al tuo Pokémon? Così possiamo testare la sua nuova forza. Ok. L'ho già fatto. L'ho già fatto. Guarda, Frederick, il tuo Pokémon ha cambiato forma. Tre. Allora, questo è il potere X. Che cosa straordinaria. Guarda il colore del tuo Pokémon. È totalmente diverso dalla forma terrestre. Inoltre, è più bipede, ma quadrupede. Proprio perché nel mondo Xenoverse non esiste la parola evoluzione. Quindi... adesso è su quattro zampe. Frederick, sei riuscito a gestire il tuo odio. Devo farti davvero i complimenti. Ora torniamo alla Rocca Draconica. Vai a riprendere il tuo Pokémon. Cosa sta succedendo? Sembra che l'energia blu sia troppo potente da controllare. Frederick, fai tornare subito allo stato normale il tuo Pokémon. Tre. Cosa? La situazione è pericolosa. Forza, Frederick, dobbiamo andare a cercarlo.
Non può essere fuggito molto lontano. Andiamo verso la vetta del vulcano. Non c'è tempo da perdere. Ragazzi, curiamo. Non so dove sia andato il mio Pokémon. Perché è scomparso così? Verso la vetta del vulcano. Ok, forse ho un'idea di dove può essersi cacciato. La vetta del vulcano dovrebbe trovarsi a ovest. Ok, forse di qua. Non lo so, credo. Grazie, Selfcensi. Assolutamente. Ragazzi, non so se sia questa strada, ma non credo. Eh sì, è di qua. Al mio Scaleon è riuscito a trovarlo e insieme gli abbiamo bloccato ogni via di fuga. Adesso tocca a te però, sei l'unica persona che può calmarlo. Prova a calmare Trishout. Trishout! Gang gang gang. Vedo qualcuno in difficoltà. Chi è? È Gengar! In estrema difficoltà, gang gang gang. E tu chi saresti? Gang gang gang. Penso che questo sia poco rilevante. Piuttosto ho un po' di sospeso con questo ragazzino. Trishout ormai fa parte dei Pokémon del mondo Xenoverse. Ascolta le mie parole e attacca questi esseri umani. Finalmente avrò la mia dolcissima vendetta. La situazione si sta facendo troppo pericolosa. Frederick, prendi il mio Scaleon per affrontare Trishout. Ti sarà molto utile. Wow! La storia si fa molto interessante a livello 50. Non so, ragazzi, se devo catturarlo o no, o se devo solo sconfiggerlo. In questo caso proverò con vari attacchi, anche se Gelodenti non avrà sicuramente molto effetto, ed era quello che pensavo. Però l'abbiamo congelato e la nostra è stata un'ottima scelta. A questo punto, dato che è congelato, ragazzi, devo infliggergli molti danni con il mio caro Sparky. Glielo devo proprio martellare il più possibile. Sono stato un ingenuo perché non ho visto se questo Pokémon era di tipo fuoco, suono come prima, o è diventato di tipo drago, non lo so. Non me lo ricordo. In questo caso testiamo subito. Scintilla. Vediamo quanto li leva allenatori. Oh sì, è rimasto suono. Riduttore. Wow. Però l'abbiamo anche paralizzato. Questa lotta va molto a nostro favore. Ancora scintilla, Sparky. Massacralo. Vai. Bam. Vai. Lancia fiamme. Sparky, è stato un onore lottare con te. Hai fatto un ottimo lavoro. Proviamo questo Scaleon, va. Vediamo questo Scaleon che attacchi ha. Dragartiglie. Dovrebbe fargli molto male. Oh yes, quanto li leva. Ragazzi, non so se devo soltanto calmarlo o catturarlo. Io credo soltanto calmarlo, però nel caso, dato che non voglio rischiare, ci proverei. Ok, va bene. Devo soltanto calmarlo, quindi devo ucciderlo o mettere KO. Mi dispiace, Trishout. Ok. No, 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 non è possibile. Non è possibile che te la cavi sempre. Trishout, dobbiamo farlo per il sommo Dragalisk. Distruggi questi inutili esseri umani. Sei innamorato di me? Maledizione, come osi metterti contro di me e restare con questi esseri umani? Ricordati che noi siamo superiori. È troppo forte per me. Non posso sicuramente batterlo. Fai come vuoi. Questi esseri umani ti stanno solo rendendo debole. Quando Dragalisk riuscirà ad arrivare sul pianeta Terra, per voi sarà la fine. E tu, ragazzetto, sappi che un giorno mi vendicherò per queste sconfitte. E lo farò con le mie mani. Adios. Gang gang gang. Frederick, prova a calmare il tuo Pokémon adesso. 3. Dopo la battaglia ha finalmente capito il vero significato della vostra amicizia. Grazie a te ora riesce a controllare il potere Xenoverse. Straordinaria amicizia. Siete due compagni d'avventura veramente fenomenali. Dico bene, Scaleon? Scaleon. Facciamo le persone adulte adesso. Ora che sei anche in possesso dell'energia Xenoverse, cerca di stare veramente attento.
come avrai potuto notare, è un potere gestito principalmente dall'odio e dall'oscurità. Qualsiasi tipo di eccesso potrebbe provocare delle vere e proprie tragedie. Quindi cerca di controllarlo al meglio durante la tua avventura. Soprattutto quando incontrerai nuovamente il Team Dimension e altri Pokémon del genere. È stato veramente stimolante conoscerti, Federic. Mi hai fatto capire che esistono ancora allenatori validi in questa regione. In futuro, il futuro è salvo con persone come te. Ora hai tutte le carte in regola per fermare Victor e il Team Dimension e salvare una volta per tutte tuo padre. Federic, il sommo Luxflo, ti proteggerà durante il tuo cammino. Sei la speranza della nostra regione e del tutto il pianeta. Ah, Federic, ora che hai risolto la commissione di mia nipote, penso che potrai anche sfidarla in palestra. Ma stai attento, già da piccola riusciva quasi a sconfiggere il mio Scaleon con i suoi potentissimi Pokémon di tipo acqua. È una donna che non va leggera, soprattutto con gli uomini. Prima che mi dimentichi, ho anche un piccolo regalino per te. Icarium N. Oh, ottimo ragazzi, abbiamo un altro potere. Con questa preziosa pietra, insieme al PokéWest, potrai richiamare il mio Scaleon per volare per tutta la regione di Eldwin. Non è grandioso? Non dovrai neanche rifare la strada del vulcano. In bocca al lupo, Federic, e salutami, Alexandra. Ragazzi! Ciao, allenatore, e grazie per aver giocato al nostro fangame di Pokémon Xenoverse. No! Purtroppo la prima parte si conclude qui, ma non temere, perché non potrai continuare a girovagare per tutte le città? No, per catturare e far evolvere i tuoi Pokémon preferiti. Seguici sul nostro canale YouTube Widor per rimanere aggiornato con l'uscita della seconda e ultima parte di Pokémon Xenoverse. Riuscirai a sconfiggere Victor, il sommo Dragalisk, e soprattutto riuscirai a salvare Versil? Beh, ovviamente tutto il team di Widor te lo augurerà. Grazie ancora per aver giocato con noi. No! Cazzo, mi aveva preso troppo. Un applauso generale, raga. Un applauso generale lo voglio adesso da tutti voi. Che gioco! Che gioco! Che gioco! Voi tutti sapete che ci tengo, come ogni mia serie, a lasciare i titoli di coda per dare spazio soprattutto ai creatori di questo gioco che ci hanno lavorato tantissimo. E qui potete leggere tutti i nomi, da chi si è occupato dalle grafiche, alla musica, ai concept, a tutte le idee, ragazzi, che sono appunto state mostrate in questo fangame, che secondo me è qualcosa di pazzesco. Tutto il mondo secondo me dovrebbe conoscere Pokémon Xenoverse, e anche chi lavora ai giochi Pokémon delle serie principali dovrebbe un attimo guardare anche questo fangame, come è stato strutturato e che storia c'è dietro. Perché, se posso dire la mia, mi piace molto di più di quelle che ho visto finora in Pokémon. E può essere magari un, non so come dirlo, presuntuoso, però sì, ragazzi, è valido, veramente valido, e l'ho trovato anche più maturo come gioco. Più da ragazzo che da bambino, perché da X e Y e Luna i giochi si sono un po' afflosciati, non so come dirlo, ragazzi. Saranno i sentimenti di un giocatore che ormai gioca da 20 anni e passa in tutti i titoli Pokémon e li ha giocati tutti milioni di volte e più volte. Rock Xenoverse mi è piaciuto tanto, veramente tanto, e voi sapete che sul canale porto soltanto cose che non mi piacciono. Io sono stato il primo youtuber in Italia ad aver provato questo gioco in anteprima sul canale, appunto, e si parla di 2 anni fa, se non di più. Ho portato la prima parte della demo e oggi qui concludiamo la prima parte. Non posso altro che augurarvi, ragazzi, di giocarlo anche voi, perché è fantastico. Vi lascio il download qua sotto in descrizione e noi ci vediamo con la seconda parte quando uscirà. Ragazzi, adesso è giunta la fine. Non possiamo usare volo qua, purtroppo. E ci avevano detto che non potevo nemmeno usare, ragazzi, se non sbaglio, la fune di fuga, in realtà. Però noi ci proviamo comunque. Non so se si potrà usare, perché voglio vedere ancora una cosa. Vediamo. Allora, devo trovare la fune di fuga che dovrebbe stare qua. Qua. Ok, infatti non posso usarla. Allora, ragazzi, datemi un attimo, perché io voglio tornare da Alexandra, ovviamente. Io ho un conto in sospeso con lei.
E anche se il gioco è finito, sono sicuro che Alexandra deve dirci qualcosa. Secondo me sì. L'unica cosa non capisco perché questa uscita è bloccata qua. Non capisco. Che si debba fare altro in futuro in questo vulcano? Secondo me sì, perché se no non avrebbero lasciato un'uscita così. Torco, livello 38. Andiamo ragazzi da Alexandra. Allora, Pokémon. Ah, perché mi è morto, ok. Non ho più Shout, che adesso è nella sua forma alternativa. Ok, vediamo ragazzi se da qua almeno posso uscire. Si spera. Ok, questa è la regione. Noi abbiamo esplorato tutte queste città. È incredibile, raga. Ah, ecco. Si vede che questo percorso ci porta di qua, ragazzi. Al nido boreale. Infatti il percorso era bloccato, se vi ricordate. Abbiamo anche Canyon Amarillo, Gola Stilix, Cascate Solenni, Westopoli. Qua i punti interrogativi. Porto Arcobaleno. E la cosa bella di questo gioco, ragazzi, che ci sono anch'io in questo gioco. Mi hanno messo pure a me. Infatti il personaggio che vedete qua sotto di me sarà proprio lo sprite che vedrete nel gioco. Ragazzi, voglio andare immediatamente qui, ragazzi, alla Rocca Draconica. Datemi un attimo, giusto 2 minuti, perché voglio vedere qui. Ok, qua non mi fa passare. In bocca al lupo allenatore, ci dice soltanto questo. Ci dice solo questo. Però io non posso credere che Alexandra mi lasci così. Oasi, mi serve l'oasi, oasi cocente. Vediamo un attimo. Ok, qua. Bentornato. Sei riuscito a incontrare mio nonno Leandro? Sì, certo che sì. Cosa? Davvero? Sei riuscito a ottenere un nuovo potere? Ma è fantastico! Ora finalmente potremo liberare il Canyon Naraja da quel Pagon X. E solo grazie a te, Federic. Ma prima voglio testare la tua nuova forza, quindi appena ti senti pronto, ti aspetto nella mia palestra. Sappi che non sarà per niente facile. Sfortunatamente, però, a causa degli attacchi di Gengar X, la palestra ha subito diversi danni. E prima di sfidare un allenatore, dobbiamo farla ritornare come prima. Quindi continua ad allenarti. Io ti aspetterò qui. Non vedo l'ora di sfidarti. E beh, ragazzi, finisce qui la nostra avventura su Pokémon Xenoverse. Ci vediamo domani, però, con un ultimo episodio, ragazzi, perché... Non finiscono qui, ragazzi, le sorprese. E me ne accorgerete presto. Domani, ore 14. No, 19, scusate, perché alle 14 c'è Dark Rising. E allenatori, ad Halloween, un nuovo episodio di Pokémon Xenoverse. Però, specialissimo, che per ora tengo segreto. Ciao, allenatori! Ci vediamo a Romix, sabato e domenica. Magliette, vi prendi in Dragonet qua sotto in descrizione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, allenatori! Ciao!